Ciao, ti è mai capitato di impegnarti a fare un ritratto e poi ritrovarti con un risultato come questo? Bene, se i risultati che stai avendo non ti piacciono troppo, allora sei nel video giusto. Questo è il primo di una serie di video nel quale ti insegnerò come iniziare a disegnare un ritratto. Perciò, se ti piace disegnare, armati di matita e carta, iscriviti qua sotto e continua a guardare. Ecco, sono appena stato in un negozio cinese per fare il mio mega investimento per questo video, perciò se non l'avete ancora fatto e questo video vi sta piacendo, mi raccomando premete su mi piace e iscrivetevi al canale. Per disegnare la testa in realtà ci sono davvero tanti metodi. In questo video guarderemo quello che è il metodo Loomis. Il metodo Loomis è molto apprezzato perché ci permette in maniera molto semplice di andare a trovare quelle che sono le proporzioni del viso, per poi riuscire in maniera molto semplice a direzionarlo nello spazio. Quindi la vista frontale è solitamente un pochino più facile perché siamo un po' più abituati a disegnarla, oppure il profilo, mentre quando cominciamo a girare la testa in alto, in basso, ai lati, comincia a diventare un po' più difficile. Ecco, questo metodo ci aiuta a semplificare di molto questa operazione e ci permette di farlo in maniera proporzionata. Quindi facciamo una piccola ricerca e cerchiamo un ritratto da usare come modello. L'ideale è una foto che abbia l'ombra ben definita. Alla base del metodo Loomis abbiamo una sfera che rappresenta la parte del cranio superiore della testa. Fin qua tutto bene, però come facciamo a disegnare una sfera? Solitamente una sfera se la vediamo la riconosciamo, ma se la disegniamo su un foglio di carta vedremo semplicemente un cerchio. Come facciamo a rendere l'idea della sfera? Allora dobbiamo aggiungere le linee degli assi. Quindi se facciamo una croce sul nostro cerchio ci sembrerà semplicemente un mirino. Se cominciamo invece a ruotare questa sfera vedremo che questa croce comincia a curvare. Quindi se curvo in questo verso qui o questo verso qua, l'elastico blu comincia a curvarsi e se mi metto proprio di lato vedrò proprio un cerchio. Quindi questa cosa è fondamentale perché grazie a queste due linee riusciremo a definire l'orientamento della nostra sfera. Quindi cerco il punto tra le due sopracciglia e questo sarà il punto che taglierà a metà la mia sfera. La seconda linea invece passerà sulle sopracciglia. Per fortuna non abbiamo una testa tonda come una sfera, perciò alla nostra sfera dovremo pure tagliare una porzione parallela all'asse centrale dove passa il naso, e questa, se la dovremo disegnare, sarà di profilo un cerchio vero e proprio. Mano a mano che ci giriamo verso il fronte diventerà più o meno ovale. Il punto che dobbiamo utilizzare come riferimento dove far passare questo cerchio laterale è la fine delle sopracciglia. Nella foto si vede chiaramente dove più o meno comincia l'ombra. Quindi, come andiamo avanti, la linea che passa a metà del nostro cerchio, della nostra sfera tagliata, sarà la linea delle nostre sopracciglia. Invece la linea che passa proprio sotto il naso è la linea che avremo come riferimento qua sotto. Quindi questa linea qui sarà la linea del nostro naso, mentre la linea dell'inizio dei nostri capelli sarà proprio quella opposta. Quindi vediamo che la distanza fra questi due punti è la stessa. Se aggiungiamo la stessa distanza sotto, troveremo la distanza tra il naso e il mento. Quindi più o meno siamo divisi in tre parti uguali. Questo naturalmente non vale per tutte le persone o per tutti i personaggi che vogliamo disegnare, ma sono regole generali che ci aiutano sia a comprendere un viso che stiamo guardando e sia a poter mantenere le stesse proporzioni che decideremo per quel determinato personaggio quando lo raffigureremo in diverse posizioni. Quindi, come abbiamo detto, segniamo le altre due righe che ci sono mancate, quindi allunghiamo la linea centrale, la facciamo uscire dalla sfera e aggiungiamo i riferimenti di base dei capelli, del naso e del mento. E dovremmo trovarci divisi in tre parti uguali con un avanzo sopra. A questo punto uniamo poi la base della nostra linea dove c'è il mento con la parte più bassa della nostra croce laterale.
Quindi una volta chiusa l'ultima linea abbiamo finito la nostra testa. A grandi linee il metodo Loomis consiste proprio solo in questo. La differenza la farà la molta pratica, quindi possiamo praticare per riuscire ad abituarci a capire in maniera molto intuitiva quelle che sono le proporzioni di un viso e quella che è la direzione dello spazio. Naturalmente questo metodo si può applicare anche agli anime, ad esempio questo è Naruto. Le sue proporzioni, sia perché è un cartone, sia perché è un ragazzino, quindi non ha le proporzioni di un uomo adulto, ha delle proporzioni diverse, però partendo da un'immagine originale possiamo cambiare la sua posizione mantenendo le stesse proporzioni e creando un personaggio direttamente diverso senza troppa difficoltà. Quindi mi sono preso bene e ho voluto provare anche con Zoro. Quindi possiamo fare in questo caso al rovescio, quindi da una posizione un po' laterale lo facciamo frontale. Naturalmente uno schizzo rapido non è perfetto, ma se uno ci mette un pochino più di impegno si riesce a fare un po' quello che si vuole. È arrivato il momento della pratica, ricordatevi sempre che si parte sempre da un cerchio e poi la direzione della testa passerà proprio in mezzo alle due sopracciglia. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo video, quindi se adesso avete capito un po' meglio come non disegnare delle teste deformi, è arrivato il momento di iscrivervi al canale qua sotto, anche perché nei prossimi video vedremo come disegnare gli occhi, il naso e la bocca all'interno di questa struttura che abbiamo imparato a creare. Scrivetemi qua sotto nei commenti quello che vorreste che io trattassi per primo tra occhi, naso e bocca. Intanto, mi raccomando, praticate e ci vediamo al prossimo video.